obbedendo al comando rivolto da Gesù risorto agli apostoli di tornare in Galilea, dove tutto è iniziato. La Chiesa medita in questi giorni quanto Gesù ha detto e fatto nei 3 anni del suo ministero pubblico. Così oggi vediamo Gesù sul lago di Tiberiade, il Mar di Galilea, come lo chiamavano. Chi è stato pellegrino in Terra Santa ha negli occhi e nel cuore, dal vivo, questo bellissimo specchio d'acqua, teatro di tanti eventi della vita di Gesù, luogo della chiamata dei suoi primi discepoli, che erano pescatori. Era vicino la Pasqua, racconta Giovanni. Siamo nel primo anno del ministero pubblico di Gesù. Una grande folla gli stava intorno ed egli disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? 200 denari di pane non sono sufficienti, rispose Filippo, perché ognuno ne possa ricevere almeno un pezzo. Erano circa 5.000 uomini. Andrea, fratello di Simon Pietro, udì il discorso e disse: c'è qui un ragazzo, il testo originale dice ragazzino, che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, 2 pesciolini nel testo originale. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. Prese i pani e dopo aver reso grazie li diede loro e lo stesso fece dei pesci. Poi disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Ne riempirono 12 canestri. È la prima catechesi di Gesù sull'Eucaristia, 3 anni prima di istituirla. Gesti e parole. Gesù ci insegna innanzitutto lo stile di ogni annuncio della fede, per i preti e per i laici. Nessuno escluso. Vorrei sottolineare soltanto un elemento. Il ragazzo, dicevo, era in realtà un ragazzino. I pesci erano pesciolini. I 2 pani erano 2 pagnottelle di farina d'orzo. Tutto è piccolo, tutto è poco. Il poco dell'uomo. Gesù chiede la disponibilità a farne dono, a mettere tutto nelle sue mani perché tutti ne possano partecipare. Il miracolo lo compie lui, ma non ci esclude da ciò che egli fa, per una ragione: poiché ci ama. Nella Santa Messa, amici, al momento della presentazione dei doni, un tempo detto offertorio, è significativa la preghiera del celebrante. Dalla tua bontà, Signore, abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo, bevanda di salvezza. Quel pane e quel vino portati sull'altare sono la nostra vita, consegnata a Cristo per partecipare davvero all'opera che Egli compie. Se non è questo che io consegno, la mia vita, e non solo simbolicamente, partecipo soltanto come spettatore. Non dimentichiamolo quando torneremo in chiesa a partecipare alla Santa Messa. Buona giornata nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.